Ciao, come stai? Come state? Siamo qui sul canale Italia con Ana Paola e oggi faremo. Ah, agora eu vou falar em português, depois eu começo a falar em italiano. Por enquanto ele não vai entender nada. É, nós vamos fazer uma entrevista e perguntar para os italianos algumas perguntas que vocês sempre nos fazem sobre a Itália, o que pensam os italianos. Eu acredito muito que a minha opinião não vale tanto. Eu gostaria de saber de um italiano verdadeiro, um italiano vero, sei um italiano vero, eh? Sì, penso, ma diciamo un buon 99,99%. Io busso toc toc, permesso, posso entrare nel vostro programma? Sono nuovo, forse non mi avete mai visto. Sono un collaboratore di Ana. Ana conduce questa trasmissione internazionale, mondiale, italiano, brasiliano e quant'altro. Io cercherò di stargli vicina, magari spendere qualche parolina, ma ciò che faccio di cuore è salutarvi e stare a disposizione di Ana. Quello che vuole lei, faccio io. Si vede che sei un conduttore, guarda quanto sei bravo, guarda, lui è mio collega, no? È un piacere per me collaborare con lui, partecipare a questo canale televisivo abruzzese, no? È della regione qua, e fare questa trasmissione che con molto piacere vengo a fare. Lui è Luigi Cinquino e mi ha dato questa bella opportunità. Sì, sicuramente anche le campane qui a Francavilla annuiscono, dico che tutto ciò che sta dicendo è verità. Lei dice guardate quando è bravo, ma più che guardare chiudete gli occhi perché non sono troppo bello, ma ascoltate. Bellissima, ma sicuramente siamo simpatici, vero Ana? Sei super, iper simpatico. Io ho fatto una breve introduzione prima di chi. E adesso ho detto che avrei fatto delle domande riguardo a dei dubbi che i brasiliani spesso chiedono sugli italiani. E tante volte io, da brasiliana, anche se vivo qua, se vedo tante cose, penso che dà più credibilità se chiedo direttamente a un italiano vero che cosa ne pensa su certi argomenti, no? Quindi ho qua qualche domanda. Io volevo sapere, è una domanda già imbarazzante dall'inizio, cosa pensi degli immigrati? Io degli immigrati penso che siano le persone che amo di più perché loro hanno lasciato la propria casa e magari durante la giornata o durante le settimane non fanno altro che lavorare, ma un buon 30% della loro mente e così si trova ancora nella loro casa. Io fortunatamente per pochissimi mesi sono stato fuori di casa e sinceramente avevo fatto come un calendario che ogni giorno che passava mettevo una crocetta per sapere quanti giorni mancavano per tornare a casa. Con il nostro programma ci hanno chiamato anche all'estero, stando in mezzo a loro per me è stata la cosa più bella del mondo. Sì, e Anna. tu pensi che in Italia ci sia del pregiudizio contro gli immigrati? In Italia ci stanno delle buone e le cattive persone, così come sicuramente anche quelli che arrivano da fuori. Quindi non Quelli si che fa vengono da fuori, intendimento. l'importante è essere bravi, venire in Italia a lavorare, rispettarsi a vicenda e volersi bene sicuramente per me, anche perché qua in Italia, specie nei piccoli paesi, tante case e tanti paesi si stanno svuotando, quindi poter sapere che loro lo andranno a riempire per me è un qualcosa di vantaggioso per far continuare a vivere paesi che altrimenti sarebbero morti. Sì, adesso alleggeriamo un po' qua l'argomento. Tu cosa ne pensi quando senti parlare del Brasile? Cosa ti viene in mente? Ma Brasile, pam! Brasile all'80% è allegria, fantasia, Dopo mi hai conosciuto, hai cambiato idea! no, sicuramente poi al 20% purtroppo anche lì ci stanno i problemi, magari si vedono dei paesi e dei villaggi non troppo fortunati, però sicuramente il Brasile da folklore, da vacanza per chi vuole passare 15-20 giorni in modo un po' diverso. Sicuramente io ci andrei volentieri in Brasile, restarci Ti per piace il sempre, mare? Ti sì. piace di più il mare o la montagna? No, per me l'importante è cambiare aria, è cambiare ambiente, ma sicuramente il Brasile offre tantissime cose, quindi poterci andare non per sempre, forse no, perché ognuno ama la propria casa, però. Aspettiamo qualche invito di qualche rete televisiva brasiliana per andare a fare una puntata in Brasile, così ci Ma andiamo e sicuramente sì, vediamo. Faccio la guida ma se io. loro sono in difficoltà nel capire ciò che stiamo.
stiamo dicendo. Diglielo anche in brasiliano. Pessoal, estamos esperando convites para ir fazer um programa, uma transmissão televisiva no Brasil. E daqui tem quanti anni hai di esperienza tu? E con questo programma 43, 20 anni di radio e 23 di televisione. Então, é um bom partido aqui para fazer um programa brasileiro. 43, però la testa è ancora dura, c'è ancora tanto da fare. Ma noi, in compagnia con la collaborazione di Ana, ce la metteremo tutta. Intanto, tornando al Brasile, noi la voglia, tutto ciò che ha detto Ana risponde a verità, verremo volentieri, quindi invitateci e noi saremo da voi. Tu consiglieresti uno straniero di venire a vivere in Italia attualmente, nei giorni d'oggi, con la situazione politica, economica attuale? Ma sicuramente sì, conoscerci, specie se loro loro non trovano fortuna dalle loro parti, qui se ci sta voglia di lavorare, se ci si comporta in modo adeguato, sicuramente ci si sta bene. E quindi di conseguenza anche noi abbiamo la possibilità di collaborare in modo meraviglioso con loro. Quindi li invito, magari ci potremmo stringere la mano, dai. E un'altra domanda, l'italiano, la cucina italiana famosa, no? In tutto il mondo. E all'estero si pensa che gli italiani mangiano tanta pasta. Questa storia è vera, sì o no? Sì, Ana, è verissimo anche perché la pasta tutti sì, i giorni. Io mangio la pasta tutti i giorni, anche più volte al giorno, sia a pranzo che a cena. Anzi, ti dirò, io con l'andare degli anni, magari non è facile cercare cibi che ti piacciono. Quindi un buon piatto di pasta, magari abbondarne, farne ben due piatti e chiudere con la frutta. Però la pasta non se ne può fare a meno. Tante volte quando la sera non si sa cosa a mangiare, un po' di pasta aglio e olio o qualcosa di simile ci sta bene, la spaghetta della mezzanotte e andiamo a letto contenti e con la pancia piena. Adesso ti devo fare una domanda, ma sono in imbarazzo, tu mi perdoni? Sicuramente sì. Mi perdoni. Come fare a non perdonare Ana? Se non mi faccio più vedere in Abruzzo colori è perché non mi ha perdonato. Allora, si dice anche così, c'è il dubbio, in Brasile c'è il dubbio così. Ma è vero, gli italiani si fanno la doccia tutti i giorni? Sì o no? C'è ancora questa cosa, soprattutto per il periodo invernale, questa cosa, no? Secondo te, perché poi no, ognuno non è che sai di tutti, no? Dici che procede o no? Tipo una volta a settimana, due volte a settimana? Ma io non lo so, io penso... Sì o no, la doccia tutti i giorni? Ma io penso di no, un buon 50% può essere sì, poi bisogna vedere come sono stati abituati e come si comportano e anche il lavoro che svolgano. Ci stanno quelli che magari lavorano in ufficio, ci hanno vicino una bella segretaria, allora per ben profumare magari si lavano tutti i giorni, oppure quelli che fanno dei lavori pesanti dove si suda, è inevitabile che quando si torna a casa si faccia la doccia. Però diciamo la media degli italiani è sulle 2-3 volte a settimana farsi una buona doccia. Al contrario, il bidet magari sarebbe bene farselo tutti i giorni. L'italiano si vanta tanto del bidet perché dice cavolo, no? Lo abbiamo e l'adoperiamo. Okay. Scusami la domanda, l'ultima domanda, un po' imbarazzante così, ma è una domanda che fanno tutti i brasiliani, mi mandano, io dico, io sto a casa mia, mica so, non posso sapere qual è l'abitudine degli italiani in generale, no? In questa domanda cosa mi vuoi chiedere? No, non ho fatto nessuna domanda, adesso vogliamo salutare! Ah, sicuramente sì, vabbè, io ringrazio Anna che mi ha fatto entrare nel suo programma, ho la possibilità di salutare tante persone nel mondo, italiane, brasiliane e non, che dire, a me piacerebbe anche che ci sia un seguito, quindi se Anna ci dà la possibilità, quanto vuole mi chiama e io di corsa vado da lei. Ma chi è che non andrebbe di corsa da lei? Tutti quanti. Grazie Anna. Grazie Luigi, simpaticissimo, grazie di aver partecipato qua alla mia trasmissione. E così, e chiudiamo qua e facciamo fate le domande qua sotto ai commenti di questo video, potete fare anche delle domande direttamente rivolte direttamente a Luigi. Chiedete a me, vi sopportate me, vi risponderò molto volentieri. Un bacione a tutti quanti, ciao. Ciao, grazie Luigi. Ciao, ciao, ciao Anna.